Falca di Cinisello Basso. La nostra scuola forma i tecnici dei servizi sociosanitari e da moltissimi anni i nostri ragazzi svolgono attività di alternanza scuola-lavoro presso le strutture come asili nido, strutture per anziani e strutture per diversamente abili. Presento i protagonisti di questa storia. Ciao a tutti, io sono Irene, frequento la quarta F dell'Istituto Falck di Cinisello Balsamo e in questo video insieme ai miei compagni vi andremo a presentare quella che è stata la nostra esperienza di alternanza scuola-lavoro. L'utenza con cui abbiamo lavorato quest'anno sono stati gli anziani, infatti siamo andati in residenze sanitarie assistenziali o in centri diurni dove abbiamo collaborato e affiancato quelli che sono stati i nostri tutor aziendali. Ciao, io sono Giorgia e insieme ai miei compagni durante il periodo di stage abbiamo imparato ad adattarci all'ambiente di lavoro, a rispettare la puntualità, le varie consegne, le programmazioni e la routine presente in struttura. Mettendoci in relazione con gli anziani siamo riusciti ad ascoltare attentamente il racconto della loro storia e del loro vissuto emotivo, riuscendo così a porci in empatia nei loro confronti e quindi a metterci nei loro panni, a sensibilizzarci nei confronti di questa utenza. Questo ci ha permesso di capire l'importanza e la gestione dei vari tipi di comunicazione, come quella verbale, quella non verbale, attraverso il contatto visivo, come ad esempio uno sguardo, o anche attraverso il contatto fisico, come ad esempio un abbraccio o semplicemente un sorriso. Oltre a questo abbiamo preso l'importanza e l'efficacia della pazienza per riuscire a gestire al meglio le diverse situazioni problematiche non che si sono presentate. Abbiamo capito che è molto importante sostenere il dialogo con l'anziano per evitare l'emarginazione sociale e l'isolamento. È molto importante anche utilizzare un tono di voce adeguato e ben comprensibile. È fondamentale il contatto visivo e il contatto fisico per far capire all'anziano di essere ascoltato e compreso. Abbiamo acquisito varie competenze, tra cui la capacità di lavorare in gruppo, confrontando le nostre idee e motivazioni, per arrivare anche a fare un'attività, mettendo in pratica ciò che abbiamo studiato sui libri di scuola. Grazie alla tutora aziendale siamo riusciti anche a svolgere un'attività individualmente, anche coinvolgendo l'anziano e stimolando la partecipazione, nonostante avesse difficoltà. Ci siamo messi in gioco e svolgendo con l'aiuto degli educatori o individualmente alcune attività cognitive, sensoriali, psicomotorie e occupazionali, imparando così a gestire autonomamente anche questo tipo di situazioni. Abbiamo chiesto ad un'operatrice della struttura Il Sole di raccontarci quali sono i compiti di un tutor aziendale quando ci sono studenti in alternanza. Ci ha spiegato che l'ingresso in RSA rappresenta per l'anziano un evento traumatico che lo costringe a modificare radicalmente le proprie abitudini. Quando un anziano entra in RSA per rimanerci, il rischio è che la persona venga considerata solo per la propria patologia e per i propri deficit. Il ruolo dell'animatore è fare emergere la capacità rimaste, entrando in rapporto con l'anziano, senza pregiudizi e con una visione libera ed ampia. L'importante è anche agevolare le relazioni umane, così che il nuovo ambiente venga percepito sempre di più come una nuova casa, un luogo di benessere in cui si può assumere ancora un valore e un ruolo. L'animatore potremmo definirlo un tramite fra la realtà dell'anziano e la realtà dell'RSA. In tale ottica deve anche essere visto il ruolo del tutor aziendale, che aderisce alla proposta di alternanza scuola-lavoro delle scuole Falck. La presenza dei ragazzi porta sempre una ventata di allegria e di rinnovato interesse da parte degli anziani che volentieri si soffermano a dialogare con loro. Prof, lei è il nostro tutor scolastico. E quali compiti svolge appunto un tutor scolastico? Bene, allora, i compiti che un tutor scolastico nell'esperienza di alternanza svolge sono molti. Intanto il primo compito è di gestire la trasmissione della documentazione nel passaggio dallo studente alla struttura che lo ospita. Il secondo compito molto importante è proprio di monitorare il percorso di alternanza di ogni studente, nello specifico attraverso delle visite alle strutture. Quindi io sono venuta presso le strutture che vi ospitavano,
ho visitato la struttura, ho parlato con ognuno di voi, ho parlato con i vostri tutor aziendali, ho verificato che non ci fossero problemi insorti durante il periodo, ho verificato che tutto stesse funzionando bene e che voi metteste in atto tutte le competenze che la scuola deve fornirvi in questo senso. L'esperienza della quarta F in stage, come l'è sembrata rispetto alle altre, agli altri anni? Allora, andando a verificare quello che è stato il percorso della quarta F, ho in fretta da subito notato che i ragazzi di quarta F di quest'anno si sono mossi veramente bene, soprattutto rispetto a quello che è una competenza che noi dobbiamo far raggiungere, che è quella dell'ascolto attivo. L'ascolto attivo nei confronti dell'utenza dell'anziano è stata così ben articolata da parte di questi dei ragazzi appunto della quarta F, da parte vostra fondamentalmente, che mi ha dato lo spunto per proporre un lavoro aggiuntivo, per proporre appunto attraverso la realizzazione di un ebook la raccolta dei racconti degli anziani che appunto voi avete recuperato attraverso lo stage di alternanza scuola-lavoro. Una delle competenze acquisite durante questo progetto è stata la capacità di realizzare un ebook, un libro digitale visualizzabile tramite computer o tablet, con una sequenza di pagine formate da testo, audio, immagini e video. Ora vi mostro il progetto su cui stiamo lavorando, realizzato con i tablet e i computer della scuola. Come vedete siamo un gruppo molto unito, infatti ci siamo aiutati e confrontati a vicenda sulla realizzazione di ogni pagina e contenuto. Grazie alla nostra prof abbiamo acquisito nuove conoscenze che ci hanno permesso di dare vita a tutto questo. Con il suo costante supporto e la sua presenza abbiamo arricchito le pagine e confrontato la nostra adolescenza con quella degli anziani in struttura. Questo progetto ci ha permesso di creare l'ebook inserendo preziose testimonianze e racconti raccolti durante l'esperienza di stage, con testi, foto e video degli anziani all'interno della struttura. Penso che sarà uno strumento molto utile al nostro futuro per eventuali creazioni di attività in, appunto, strutture per anziani, strutture per disabili o in asili nido con i bambini.